Dunque, due parole di ricordi personali. Permettetemi di leggerlo così non mi confondo. Dunque, un film sui taccuini di Vanni non credo che possa essere solo un film, ma credo che debba comunque essere come una radiografia, non di Vanni intero, tutto il corpo, ma del suo cuore, della sua testa, testa di editore che pubblica non per vendere, ma per coltivare i suoi libri come un giardiniere. Solo l'annuncio di questa serata, con la parola taccuino, mi ha precipitato, anzi riprecipitato, con affetta nostalgia nelle antiche frequentazioni di un vecchio amico. Amico perché tutti e due, ognuno con le sue prospettive e competenze, sapevamo riconoscere i segni e le parole che raccontano gli attimi, i secoli, i millenni che sempre stanno tra il pensare e il mettere giù sulla carta parole e segni, non per il gusto di farlo, non solo per il gusto di farlo, ma per dar corpo al mistero dell'essere proprio lì cercato. Insomma, poesia. Ma non solo, perché il cercare è un accidentato cammino che Vanni percorreva giorno dopo giorno in ogni minima paginetta dei taccuini che sempre annotava e consultava e portava con sé. Ricordo dei viaggi in macchina, appunto, verso Matera, io guidavo e lui con la sua borsa consultava i taccuini. Ci fermavamo a prendere il caffè, la borsa e consultava i taccuini. Insomma, era come l'aria per lui. Dunque, per questo cercare un accidentato cammino che Vanni percorreva giorno dopo giorno in ogni mini paginetta dei taccuini che sempre notava e portava con sé, in treno, in macchina, a tavola mangiando, credo a letto, dovunque, perché lui non scriveva parole e non faceva segni, ma cercava e organizzava quelli degli altri, che era il suo segnare, progettare e far libri che normalmente per scelta editoriale, non solo sua, già del padre editore, erano di piccolissimo formato, come piantine di un orto privilegiato. Libri, un ricordo molto personale. Primi anni 70, stavo a Roma, avevo scritto un testo, Il gesto e il segno, sulle esperienze didattiche e di ricerca che avevo appena concluso in calcografia, qua accanto. Portai a Milano il manoscritto per farlo vedere a Vanni, sapendo bene che non era il suo genere, ma credendo che invece lo fosse perché nel libro non davo solo ricette del ben fare segni, ma del ben dubitare di poterlo fare solo per casta ispirazione. Andai dunque da Vanni, via Melzi d'Eril, 6, vicino a Palco Sempione. Ero già stato in quella casa, ma per visite brevi, occasionali. Questa volta ci andava invece per lavoro, per vedere di fare un libro del quale portavo il manoscritto. Suono alla sua porta, mi apre la signora Paola, una gentile signora di media età che vedevo piuttosto come una perpetua. Mi apre con un sorriso, mi sapeva amico, facendomi subito strada fino alla stanza da letto dove la notte avrei dormito. Quella stanza non l'avevo mai vista prima. Eccola qui. Mobili scuri, letto alto all'antica, alle pareti libri e libri, dal pavimento al soffitto e anche in terra, dappertutto. Alcuni sotto il letto, quasi a far da gradino. Lettere e parole dovunque che non stavano quiete, ma mi sembrava, ma credo che fosse proprio vero, saltellavano da un libro all'altro. Come minimi particelle di materia di bresca, mentre Vanni, certamente, come ha detto lui che era spiritoso, ridacchiava di là dove mi aspettava per vedere cosa avremmo potuto combinare con le mie lettere e parole. Tra un foglietto di taccuino e l'altro e sfogliature del manoscritto, ne parlammo quasi tutto il giorno, anche mangiando a tavola, e alla fine Vanni decise che sì, il libro si sarebbe fatto, e lo fece molto, molto bene. Credo il primo libro di Scheviller, allora, di quelle dimensioni e non di sole parole. Ecco, ho dato anche a voi questo ricordo personale di Vanni, che veramente navigava, viveva, mangiava, dormiva tra i libri. Grazie.
Grazie, anch'io vorrei fare un piccolo ricordo personale. Ho conosciuto Vanni e con Alina, loro non si ricordano, in una cena su una terrazza a Otranto. Ho avuto l'occasione di capire, oltre alla straordinarietà che già conoscevo, inseguivo i suoi libri da sempre, e ho sempre pensato che poi i libri che come architetto mi erano serviti nella mia formazione, quelli delle edizioni Astra Regnarium, dovessero tutto il balcone, la collana del balcone, dovessero tutto alla editoria di Giovanni Seville prima e di Vanni poi. Ecco, in questa serata ricordo la straordinarietà di Vanni, in questa sua capacità anche di accogliere le indicazioni, la curiosità, oltre alle sue invenzioni, alla sua straordinaria conoscenza del mondo, ma la capacità anche di accogliere e quindi di saper restituire il senso del contributo e dell'apporto di ognuno. Noi eravamo una banda di piccoli architetti che avevano conosciuto lì a Otranto Vanni e Alina, e io avevo avuto la fortuna di essere ospitato per quella sera a cena. E questo voglio ricordare, anche la sua straordinaria capacità dell'ascolto degli altri. Allora mi è venuto in mente, siccome poi sappiamo tutti l'interesse per la poesia dialettale, da Delio Tessa, l'Eldi dei Mort, a Leger, fino a all'interesse nei confronti di Biagio Marin. Ecco, io ho riconosciuto in questa riconoscenza di Claudio Magris nei confronti di Biagio Marin, ecco, questa stessa capacità di riconoscere i valori del resto del mondo. E questo mi sembrava un dettaglio molto importante. La parola a Peppino Pella.